Salve a tutte e tutti, faccio un nuovo video questa mattina facendo colazione perché ho visto che vi è piaciuto molto la chiacchiera della mattina e io non ho tempo altri giorni per fare. Oggi è giovedì 15 ottobre dell'anno 2020. Messo la tazza. Adesso metterò il latte. Adesso metto il medicinale. Ne sono rimasti di questo fiasco 5, 3, 4, 5. Ne porta 50. E poi la frutta secca che non mi va di servirla da un'altra parte. Ecco qua, care amiche ed amici, speriamo di filmarmi bene perché non posso guardare quello che sta facendo il cellulare, ma volevo fare questo video di mattina. Non vi scordate che oggi 15 ottobre uscirà 15 ottobre uscirà una premiere nella quale io vi ringrazio delle dei 2000 iscritti che ogni tanto retrocedono, ogni tanto aumentano e che ho fatto giorni fa. Quindi questa premia probabilmente uscirà fra una settimana perché non deve andare a interferire con quella che è uscita che sta per uscire oggi. Anche perché io involontariamente ho salvato un episodio di Sprecher in questo canale di YouTube, Santen Chan. Invece avrei voluto salvarlo in radio podcast, Sprecher Radio Pro Podcast of Santen Chan. Allora, adesso che ci sto, parliamo di un argomento. Come sempre faccio. Adesso c'è un conflitto fra Azerbaigian e Armenia per il Nagorno Karabakh, se non mi sbaglio. Ebbene, a parte la pericolosità del conflitto in sé, il fatto che già stanno morendo centinaia se non migliaia di civili nell'indifferenza di tutto il mondo, il pericolo che si estenda una guerra per ragioni geopolitiche è enorme. Già da anni gli Stati Uniti si vengono confrontando con Russia e mettono in mezzo l'Unione Europea, ma adesso le cose peggiorano.
Infatti non è soltanto un conflitto fra azerbaigiani e armeni per un per una zona, una regione armena che gli contendono gli azerbaigiani, ma gli azerbaigiani, che sono in maggioranza musulmani, sono appoggiati dai turchi che fanno parte della NATO. E gli armeni di maggioranza ortodossa o cristiana sono appoggiati dai russi. Uva passa, semi di girasole, di zucca, noci. Vi lascio immaginare cosa succederebbe nel caso in cui o appoggiassero più massivamente schierandosi apertamente, già lo hanno fatto in parte, o intervenendo direttamente i russi e i turchi. Cosa succederebbe? Magari interverrebbe come alleato della Russia Iran, Siria. E poi la Turchia si trascinerebbe molti paesi della NATO. Non sarà una Libia, non sarà una Siria, potrebbe venire la terza guerra mondiale. E tutto questo è già successo nel passato. Quanti di voi si ricordano, voi che avete 18, 20 anni, 13 anni, dell'eccidio, della massacre, del genocidio, dell'olocausto armenio? Perché finché si tratta dell'altro olocausto, tutti ne parlano. E si dice mai più un olocausto. La solita falsa e vuota retorica, perché fra il 14 e il 18 e il 15 16 è stato compiuto l'olocausto armeno ad opera dell'impero turco-ottomano, ma anche realizzato dai giovani turchi di cui faceva parte Ataturk. Perché i giovani turchi, più che essere un movimento musulmano, erano un movimento ultranazionalistico. E per comprendere meglio questo nel suo contesto, bisogna sapere che ai tempi della prima guerra mondiale i turchi erano alleati della Germania. Quindi molti soldati tedeschi stavano in Turchia e molti soldati tedeschi avrebbero partecipato all'olocausto degli armeni. Questo perché soprattutto gli armeni, prevedendo che li avrebbero voluto invadere l'Armenia e uccidere, si erano alleati con i loro alleati naturali, i russi, perché gli armeni sono principalmente ortodossi, cristiani ortodossi, e erano alleati dello zar. E allora ci fu, quando scoppiò la guerra, per non andare contro i russi, un'ampia diserzione di armeni dalle file dell'esercito turco-ottomano e passarono o a combattere in proprio o a combattere nell'esercito russo. Facendo così, gli armeni conquistarono una città che poi ebbero intenzione di dare ai russi, una città della Turchia. Quindi bisogna dire che se
russi avessero vinto nella prima guerra mondiale, molte città occupate dagli armeni della Turchia diventavano russe o armene. E quindi i turchi che fecero? Fecero innanzitutto uccidere l'intelligenza armena che viveva nelle città turche, soprattutto a Costantinopoli, cioè in nell'ex Costantinopoli, Istanbul e anche ad Ankara, cioè tutti i professionisti, dentisti, avvocati, giornalisti, questa sarebbe l'intelligenza, tutta la gente istruita, e poi degli ufficiali, dei sottufficiali, dei soldati che hanno preso come disertori o che sono passati dal lato del nemico, li facevano impiccare a decine di migliaia. Ma non paghi di questo, hanno voluto fare una pulizia etnica che ha colpito non soltanto gli armeni, ma anche gli ebrei, si crede, ed anche i greci, oltre che i russi, fra i civili. E gli stessi tedeschi, che erano alleati dei turchi, perché i turchi appoggiavano, con l'impero ottomano appoggiavano i tedeschi nella prima guerra mondiale, 14-18, i tedeschi collaborarono a questi eccidi facendo le marce della morte, che poi dicono che saranno le esercitazioni per quelle che poi faranno, per esempio in Ucraina faranno delle marce della morte, perché la gente moriva o per sfinimento o perché li trucidavano lungo il cammino. Ieri tutto il mondo stette a guardare anche perché c'era una guerra NATO. Adesso i turchi si servono degli azerbaigiani per occupare l'Armenia, conquistarla, magari di scioglierla come stato, perché se gli prendono quella regione del Nagorno Karabakh, o come si chiama, credo che sia quella, poi stanno già dentro l'Armenia. Siccome l'Armenia già di popolazione ne ha poca, e già se uccidi civili bombardando obiettivi civili e conquisti regioni, in pratica dissolvi l'Armenia. E l'opinione pubblica non fa nulla, nulla. Quando commenterete questo video, che non sarà più premier, mi raccomando, voi potrete fare qualcosa, voi che mi guardate, inventate qualche cavolo di hashtag, hashtag fermiamo il genocidio armenio, oppure hashtag tutto sempre attaccato, fermiamo la guerra, non so, dovrei io dare l'esempio, fermiamo guerra, la guerra nel Nagorno Karabakh, fermiamo guerra Azerbaijan Armenia, pace in Armenia, inventatevi qualche cavolo di hashtag e mettetelo. Pastica.
fascia per la fronte. Vabbè, non c'è niente, sta per terra. Inventatevi qualche hashtag e mettetelo. Mi raccomando, contribuiamo veramente alla pace. Biscottino, il fiasco c'ha le fragoline. Avete visto? Io c'ho il fiasco con le fragoline. Non mettiate hashtag fragoline, mi raccomando. Fate i segni. Io ho visto che le live le vedono in pochi, le mie partecipano in pochi. Poi c'è una webcamera del 99, filma male. Allora, se questa premiere viene troppo larga, questo video viene troppo largo, lo dovrò editare in un formato inferiore a quello abituale. Questo cellulare, il Nokia Asha 302, filma in 320, no, in 640x480, e io gli do un'edizione hardware acceleration in H264 di 720x960, qualcosa del genere. Magari darò un formato 640x480 o qualcosa di superiore. Cioè, in pratica rimarrà dello stesso formato, però editato in qualcosa del genere come un'ora, sarà meno pesante da caricare, perché se dura più di mezz'ora, c'è un orologio che va male, non mi può dire, ma io credo che durerà più di mezz'ora. Questo biscottino integrale, che buono. Ecco, questo è tutto. Vi volevo parlare di quello che succede tra Azerbaigian e Armenia, che si stanno confrontando, ma è un conflitto geopolitico che può scappare di mano. Due biscotti soltanto. Fragolino a favore di camera. Può scappare di mano questo conflitto, perché interviene Russia, ci sono delle tensioni fra Occidente, la NATO e Russia. Poi già gli Stati Uniti non hanno un ruolo preponderante nel mondo. I paesi arabi si sono alleati a Israele, non c'è tanto amore fra i paesi arabi e Iran e Turchia, insomma, si sta squilibrando il mondo, si stanno formando delle relazioni di nuovi equilibri, e chissà che gli armeni non li appoggeranno non soltanto i russi, ma anche i cinesi e gli indiani. E allora viene un patatrac, veramente viene un casino della Madonna.
E poi perché questa guerra che colpisce i civili, soprattutto dal lato armeno, c'ha il sapore di una reminiscenza razziale, come quel genocidio che i turco-ottomani, i tedeschi in Turchia e i giovani turchi di Atatürk, di cui aderì Atatürk, hanno fatto contro armeni, cristiani, greci. Basta cercate in Wikipedia genocidio armenio, olocausto armenio, viene chiamato in molti modi. Cercate sul web genocidio armenio, olocausto armenio. Ci sono stati come testimoni dei soldati dell'esercito turco-ottomano, dell'impero turco-ottomano. C'è stato addirittura uno che era di origine venezuelana e che ha preso delle foto. Le marce della morte obbligavano donne e bambini a marciare fino allo sfinimento, fino alla morte, oppure con un colpo alla nuca, uno sparo alla nuca, o linciati. E li abbandonavano nel cammino, per quello marce della morte, come gli stessi nazisti hanno organizzato dopo contro altre etnie. E il mondo continua ad andare avanti con questa ipocrita, diciamo, morale. La storia si deve imparare perché non si deve ripetere più. Chi conosce la storia non ripete gli stessi errori. Qua non si tratta di errori o incidenti, qua si tratta di crimini. E non è vero che non si ripeteranno più, perché se si ripetono le condizioni per le quali i crimini sono stati commessi, per esempio, i ladri sono recidivi, gli omicidi sono recidivi. Beh, avete capito. Perché? Perché ogni volta che un ladro ha opportunità di rubare per guadagnare, lo fa, lo farà e lo continuerà a fare. Non è che dice: mi hanno messo in galera una volta, non rubo più. No, il ladro continua a rubare perché è una forma facile di guadagnarsi denaro, anche se rischiosa. Allora, le stragi di Stato, i genocidi si continueranno a fare come sempre si sono fatti, le cosiddette pulizie etniche, le purghe. E i mass media che creano disinformazione facendoci credere che da dopo la seconda guerra mondiale non sono più successi dei genocidi, perché quelli di Pol Pot in Cambogia ce ne sono tante migliaia, per esempio. Tra Hutu e Tutsi in Africa si sono massacrate 800.000 persone a colpi di macete perché appartenevano a un'etnia diversa e nessuno commemora ciò che è successo in Ruanda fra Hutu e Tutsi, due etnie, due razze africane totalmente diversi morfologicamente parlando. Non c'è una commemorazione annuale in Occidente di quello. Sembra che da dopo la seconda guerra mondiale non siano più successi dei genocidi e nessuno si ricorda del genocidio armenio successo prima della seconda guerra mondiale, a cui parteciparono anche i tedeschi che poi applicarono la camminata o la marcia della morte prima di ricorrere a altri metodi come la gassatura, il fucilamento, seppellire vivi come è successo in Baby Bar, mi sembra, in Ucraina, che hanno seppellito vivi i prigionieri o li buttarono nei laghi i nazisti. Ecco, questo è successo prima di tutto il resto, il genocidio armenio, e ci ritroviamo dopo la seconda guerra mondiale e soprattutto dopo il genocidio armenio successo dal 14 al 16 o al 15 per 2 anni, credo, con un altro genocidio che prende un'altra forma. Già non si tratta più di prendere
gli armeni in Turchia e massacrarli, perché non vivono più armeni in Turchia o ne esistono pochi, ma si tratta di bombardare città armene in modo da distruggere tutte le città armene e ammazzare tutti gli armeni che vivono nella zona contesa da Azerbaigian e poi occuparla, perché una volta che non vive più nessuno, Armenia è un paese con una popolazione molto bassa, con un esercito molto debole, e una volta che perdono la popolazione in quella regione e i soldati lì, è facile da conquistare quella regione, e fra 10 o 20 anni magari cade tutta Armenia. Allora, ecco, finisco il latte. Allora mi raccomando, fate i bravi. Ecco il mio supporto del cellulare. Gli ho messo pure la protezione del cellulare per rialzarlo un po' il coperchio. Prendo la tazza. Allora, mi raccomando, prima ho detto oggi 15 ottobre, giovedì 2020 ci sarà la Premiere, e poi vi ho detto questo video uscirà come Premiere dopo, e quindi è inutile che vi ricordi in questo video che oggi ci sarà la Premiere. Se questo video lo vedrete minimo una settimana dopo, sono dei lapsus che ho, degli errori che vengono facendo un video senza poi editare, ma sì, questo video uscirà dopo la premiere di oggi, quindi se avete visto questo video, forse o vi siete persi la premiere, la potete vedere come video normale, oppure già l'avete vista la premiere, quindi che ve lo sto a ricordare a fare. Allora, qua il vostro Sant'Ecian vi lascia. Ho visto che il formato di fare la colazione parlando vi piace, perché è spontaneo, vabbè che io faccio tutti i video spontanei. Mi sono cambiato unicamente non è grigia, non è quella grigia, è nera, è nera. Quindi cambia questo, ma adesso vi lascio perché il video probabilmente lo dovrò editare a un formato molto basso, altrimenti ci metto 18 ore a editarlo, perché venga leggero leggero e lo possa caricare in un'ora. Allora, grazie a tutte e tutti di avermi seguito. Mi raccomando, esprimete il vostro pensiero sotto questo video e commentatelo, dategli like e condividiatelo affinché anche altri possano dire quello che pensano. Ciao ciao dal vostro Sant'Egidio.